mesi in cui insomma abbiamo tutti noi un po' fatto i conti con le conseguenze del lockdown e della pandemia da SARS-CoV-2, ci siamo un po' ritrovati purtroppo senza congressi, senza convegni. Anche il nostro congresso nazionale che doveva essere a Genova a ottobre è stato rinviato appunto di un anno, e quindi abbiamo pensato di organizzare una giornata per passare un po' per poterci vedere intanto, seppur attraverso uno schermo, passare un po' di tempo insieme, magari chiacchierando su qualcosa che è un argomento ad oggi estremamente attuale, che è appunto la telemedicina, in particolare la telepsichiatria. Strumento che, come sappiamo, non è nuovo, nel senso che è già utilizzato da diversi anni, ma era utilizzato in maniera un po' capillare, cioè ma è un po' a macchia di leopardo, ma che con appunto le conseguenze che hanno portato alla pandemia, che ha portato la pandemia, è stato comunque rimesso un po' in uso, o messo in uso, se così vogliamo dire, perché ovviamente, come tutti noi, la psichiatria non ha chiuso i servizi di salute mentale, non ha chiuso i suoi servizi in generale durante la pandemia, ma ha dovuto riadattarsi anch'essa per poter appunto evitare gli assembramenti anche nei servizi, per tutelare la salute appunto degli operatori e la salute dei pazienti. Per cui si è incominciato a utilizzare la telemedicina e quindi in particolare la telepsichiatria, e questo strumento che si è rivelato essere molto utile perché ha permesso di garantire, diciamo, comunque il contatto, la cura e anche con i pazienti che non potevano essere visti di persona, altrettanto è ancora ad oggi uno strumento messo ancora un po' in discussione, per una serie forse di pregiudizi culturali, anche per tante problematiche di tipo molto pratico, il fatto che magari non tutti nei servizi sono dotati di webcam, quindi ci sono e anche per questione a volte della garanzia della privacy. Per cui la giornata di oggi è stata proprio un po' pensata in questi termini, da qui il titolo dalla tecnofobia alla tecnofilia, ovvero cercare un po' di confrontarci su quello che è stato appunto ed è tuttora l'utilizzo di questo strumento, ma anche un pochino i dubbi che questo utilizzo ci comporta, ovvero forse il timore di perdere quello che è un po' la base del nostro lavoro, la relazione, il contatto col paziente, cioè il timore come che il paziente diventi una sorta di entità dispersa nel web. Siamo qua per questo, per confrontarci. La giornata sarà suddivisa in tre momenti. Tre momenti che vedranno, cioè vedranno comunque presenti in ciascun blocco due relatori e un moderatore. E sarà quindi affrontato l'argomento innanzitutto un po' in generale dell'utilizzo di questo strumento da parte del dottor Ghio e del dottor Ciliberti con la moderazione del dottor Ferranini. Poi avremo un secondo blocco che affronteremo questo argomento nel campo della ricerca e della formazione col dottor Zanalda e il professor Serafini, in cui modererà il dottor Bollorino. E infine un terzo gruppo in cui ci sarò io come moderatrice, che modererò invece la dottoressa Fiscella e il dottor Tosato, che ci parleranno della loro esperienza clinica effettiva sul campo, insieme al dottor Prestia, che ha fatto un sondaggio un po' sull'utilizzo nei vari dipartimenti di salute mentale della Liguria. Concluderà poi la giornata il dottor Vaggi con l'utilizzo un po' di questo strumento in patologie quali, per esempio, appunto la depressione o la schizofrenia, quindi parliamo di grosse patologie, e come è stato appunto affrontato. Non vi rubo altro tempo, potete fare domande, anzi ci auguriamo, perché appunto abbiamo un po' pensato come fossero un po' delle interviste doppie, quindi ci auguriamo che l'argomento possa stimolarvi e che voi possiate interagire facendo appunto domande e potendo ancora di più accendere un po' il dibattito. Quindi vi augurandovi una buona giornata, passo la parola al professor Amore che farà anche lui una breve introduzione della giornata. Grazie a tutti. Grazie, grazie Elisa. Un Grazie. saluto a tutti ovviamente e un saluto in particolare a Enrico Zanalda che rappresenta la SIP nazionale e che speriamo possa vedere l'anno prossimo, come diceva la dottoressa Zanelli, il nostro congresso nazionale in presenza il 20 di ottobre del 2021. Ora, il tema trattato oggi devo dire che è accattivante, non solo perché è attuale, ma è anche accattivante come titolo. Probabilmente è stata la dottoressa Zanelli che l'ha trovata con la sua creatività. È accattivante, ma dice anche molto perché si parla di tecnofobia, tecnofilia,
E quindi dal grande amore per la tecnofilia oggi si passa forse alla tecnofobia. Dobbiamo verosimilmente trovare un equilibrio. Nel 2017 ricordo che la WPA, Psychiatry Commission, nel 2017 aveva previsto per il decennio 2020-2030 il decennio della telepsichiatria, teleconsultazione o comunque della psichiatria digitale. In realtà poi questo è stato accelerato, come sappiamo, quest'anno dagli eventi che ben conosciamo. Ora, dopo quindi un primitivo momento di necessità, si è passati ad un grande amore, che è quello della tecnofilia, per arrivare un po' ad una sorta di problematico rigetto, almeno questa è un po' l'impressione generale. Solo che il punto mi sembra che sia la sovrapposizione fra aspetti che sono relativi alla popolazione generale e aspetti che invece sono più specifici relativi alla nostra professione. Rimanendo appunto alla nostra professione nello specifico, in realtà questi sono dati che sono ben presenti da vari decenni, quelli della telepsichiatria, della teleconsultazione. La psichiatria digitale è verosimilmente un termine onnicomprensivo che poi altri specialisti potranno definire nel corso del pomeriggio. Che cosa siamo arrivati a vedere oggi come scenario e in che cosa siamo più o meno protagonisti? Attivi o passivi, e in che cosa la teleconsultazione e la telepsichiatria ci possono realmente aiutare? Beh, ci sono alcuni elementi che sono intanto le difficoltà in cui ci siamo venuti a trovare con la necessaria distanziazione. Questo riguarda i servizi di salute mentale, riguarda gli ospedali, riguarda le singole persone. Secondo, una pressione che viene dall'esterno e che riguarda la pressione sui servizi di emergenza urgenza, in primis i servizi di salute mentale, ma successivamente a cascata anche gli ospedali e quindi i servizi di pronto soccorso. In che cosa ci può essere utile la telepsichiatria oggi, la teleconsultazione? Beh, intanto nel favorire una continuità di trattamento. Questo è un dato di fatto e qui aprirei una piccola parentesi. Un conto è una teleconsultazione fatta ad un primo accesso e un conto è una teleconsultazione fatta invece in continuità di cura. Verosimilmente, perlomeno è più facile stabilire un contatto empatico in una continuità di cura rispetto a quella che è invece un primo accesso. Secondo, il contatto via psichiatria digitale permette anche a distanza un miglior adattamento con i meccanismi di coping, questo ormai è stato sufficientemente visto, con un miglior adattamento alla loneliness. Noi sappiamo quanto la loneliness è importante nel determinismo dei sintomi di tipo depressivo, più sintomi di ritiro, apatia e perdita di speranza a seguire. Quindi i sentimenti di hopelessness sono stati valutati anche in funzione di questo intervento di continuità di cura. Non solo, vi è un altro elemento importante che è un minor tasso di ospedalizzazione, si è visto con la psichiatria digitale o comunque sia con la teleconsultazione nello specifico, e una minor durata dei ricoveri quando si prospetta una continuità di cura anche con questo mezzo terapeutico. D'altra parte, oggi ci troviamo di fronte ad un altro problema che è quello delle nuove esigenze da parte della popolazione generale, nuove domande. Abbiamo nuove fasce della popolazione generale che si rivolgono a noi come servizi di salute mentale. Quello che mi sembra manchi invece è, e questo io spero che sia uno degli obiettivi da raggiungere oggi, è la instaurazione delle giuste raccomandazioni e dei protocolli. Non abbiamo al momento, almeno mi risulta, dei protocolli di intervento, per cui si viaggia veramente sulla improvvisazione naif del facciamo tutto online, al tempo stesso quante sedute, come, eccetera. Sono tante le situazioni in cui ci veniamo a trovare, ecco, da un punto di vista medico-legale, l'urgenza, come viene gestita, da chi viene gestita, creiamo troppe aspettative che poi vengono deluse o meno, tanti punti di domanda. Quindi, in definitiva, per riassumere quello che è lo stato dell'arte oggi, mi sembra almeno, è la telepsichiatria ci offre una maggiore continuità di cura,
Primo. Secondo, ci permette di ridurre la pressione sui servizi di emergenza e urgenza. E noi sappiamo cosa vuol dire questo. Vuol dire che nel momento in cui si è in difficoltà, poi i pazienti giungeranno in massa in pronto soccorso. Per dire in massa significa saltando tutto, saltando i servizi, saltando gli specialisti privati e via dicendo. Secondo, una cosa molto importante è alla dimissione la continuità di cura. Noi sappiamo quanto è importante nei primi giorni dopo la dimissione continuare a seguire il paziente, per esempio uno per tutti, quello depresso a rischio suicidario. Sappiamo quanto il contatto con il paziente suicidario nelle 24-36 ore successive alla dimissione riesce a ridurre i tassi di suicidio o di comportamento suicidario. Questi sono dati ampiamente consolidati che Maurizio Pompidi ci ha detto e ci ha documentato in molte occasioni. Altro punto che ne discende di conseguenza è una riduzione dei tassi di ospedalizzazione successivi, quindi anche in termini non solo di sofferenza soggettiva ma anche in termini di costi. E poi un altro elemento è quello della possibilità che ha il paziente di un contatto con l'esterno e quindi di riduzione di ciò che avevo già sottolineato prima, cioè sentimenti di distanziamento sociale che si traducono nei nostri pazienti, ma non solo, nei nostri, in sentimenti di solitudine, in sentimenti anche di perdita di. Per perdita di intendo dire puntini puntini, vuol dire possibilità, contatto, speranza. Ecco, quindi una serie di valutazioni in cui però con l'ausilio di una programmazione, di un protocollo, di un metodo, riusciamo a utilizzare, a far proprio oggi uno strumento prima problematico e difficoltoso, oggi che si potrebbe offrire come uno strumento estremamente utile. I protocolli, a mio avviso, sono necessari proprio per evitare di passare dalla tecnofilia alla tecnofobia, in un sistema che sia sufficientemente agile, codificato e magari misto. La stessa cosa la stiamo vedendo in altri ambiti totalmente diversi, che sono quelli della didattica. Perdonatemi questa, così, questa interferenza didattica, però siamo passati dall'esaltazione alla avversione, ormai più piena, alla didattica per via telematica. Ecco, anche in questo caso è la giusta via di mezzo, penso che debba prendere il sopravvento. E lo stesso in un ambito molto più delicato che quello terapeutico. Con ciò auguro buon lavoro a tutti e ci godiamo questo pomeriggio di interventi. Passo la parola a Luigi Ferranini per...